Psichiatria e cinema rappresentano un connubio classico ed indissolubile, sin dagli albori della storia del cinema, che poi ha percorso contrappuntandola a quella della psicoanalisi, almeno in termini temporali. Oggi vi parlerò di come l'horror del soprannaturale, per raggiungere il loro fine narrativo sul pubblico, utilizzino spesso un ottimo espediente narrativo, che è quello dell'Unheimlich. Che cos'è l'Unheimlich? È questa una affascinante parola tedesca, poco traducibile in italiano, ma che potrebbe essere intesa come inquietudine, o forse meglio, come non familiare, ad indicare un sentimento sottile che si impossessa di noi quando le cose che conosciamo bene, quelle che scandiscono la nostra tranquillità, cambiano e da rincuoranti diventano strane, oppressive ed ostili. Bene, penso che tutti voi conosciate il film The Shining di Stanley Kubrick e credo che molti di voi sappiano che questo capolavoro cinematografico è stato tratto da un altrettanto meraviglioso ed oscuro romanzo di Stephen King uscito nel 1977. La trama del film e del romanzo hanno un impianto narrativo che sicuramente deriva da diverse novelle del passato, come Il crollo della casa degli Usher di Edgar Allan Poe, pubblicato nel 1839, o del più recente L'incubo di Hill House di Shirley Jackson del 1959. Bene, in queste storie ricorre il tema dell'edificio dotato di un'anima, ovvero di un nucleo metafisico negativo e malevolo che si riverserà su di uno sfortunato protagonista. In Shining, l'espediente narrativo inventato da Stephen King e poi tradotto in vera poesia cinematografica fredda ed oscura è quello di un albergo gigantesco e misterioso costruito su di un cimitero di indiani trucidati nei secoli passati dall'uomo bianco. Questo espediente narrativo riassume mirabilmente il tema psicoanalitico di una colpa antica ed insanabile che ritorna nel presente. Ma che cosa accade in realtà nella storia? Di cosa parla in ultima analisi l'autore, o meglio gli autori, dato che King e Kubrick hanno contribuito, a mio parere, in egual misura a costruire l'immaginario di questa fantastica storia? La storia di The Shining nasce da una vacanza che King e la moglie fecero nel 1974 ad Estes Park, in Colorado, soggiornando presso lo Stanley Hotel, un albergo che era in procinto di chiudere per l'inverno, e i due si ritrovarono ad essere gli ultimi due ospiti. Una sera i due, marito e moglie, cenarono nella grande sala da pranzo completamente soli. C'era una musica orchestrale registrata che risuonava nell'enorme stanza da pranzo. King in seguito disse che fu come se Dio lo avesse messo lì per esporlo a quell'esperienza metafisica ed estraniante, e la notte che seguì fu fondamentale per la scrittura della trama di The Shining. Ovviamente, prima di andare a letto, King gironzolò ancora un po' per l'hotel, prendendo un drink da un barista di nome Grady, e forse questo nome vi ricorda qualche cosa se avete visto il film. Quella notte lo scrittore sognò suo figlio di 3 anni che correva lungo i corridoi dell'albergo, guardandolo da dietro alle sue spalle, con gli occhi spalancati, terrorizzato, urlando, ed era inseguito da una manichetta antincendio. Veramente un sogno bizzarro. Dopo questo incubo, lo scrittore si svegliò tremando e sudando a un centimetro dal cadere dal letto, e poi si alzò, si accese una sigaretta e guardò fuori dalla finestra le montagne rocciose del Colorado, immaginando quasi tutta la trama del suo libro, il libro che avrebbe scritto da lì a poco. Stephen King, dopo anni, ammise che The Shining era di fatto una confessione. Forse è questo uno dei motivi per cui la gente scrive. È un pochino come accade nei sogni che facciamo: usiamo un escamotage per portare alla luce colpe, debolezze e paure. Per King, la confessione nascosta nel libro fu quella del suo alcolismo e di ciò che esso comportò per lui e la sua famiglia. Per esempio, in The Shining, il protagonista, il famoso Jack Torrance, è un uomo che ha spezzato un braccio a suo figlio per rabbia, una rabbia portata fuori dalla dipendenza dall'alcol, e che egli stesso, a sua volta, subì l'esperienza di essere picchiato da un padre alcolista. Jack Torrance, nel romanzo, è un insegnante licenziato dalla scuola per via dell'alcolismo e del suo temperamento volubile, come si legge nel libro e non si vede nel film, che tenterà un progetto egocentrico e troppo ambizioso di scrittura di un libro che lo avrebbe dovuto rendere ricco e famoso. Una triste storia di narcisismo che, lasciatemi dire, è molto spesso connessa al tema dell'alcolismo. Ma torniamo all'autore, torniamo a Stephen King. King, da giovane, padre con 2 figli ed una storia di alcolismo ancora da rivedere e da risolvere, rimase inorridito dal sogno del figlio che scappava per le stanze dell'albergo inseguito da una presenza malevola ed indubbiamente fallica, potremmo dire paterna. Ecco, secondo molti, The Shining è appunto un libro ed un film che parla di alcolismo e di come un demone, molto più grande e forte di noi, verso cui siamo sostanzialmente impotenti, ci possa cambiare e oscuramente, insidiosamente trasfigurare, riuscendo a trasformarci da padre
padre a persecutore, forse il massimo esempio di quel Unheimlich che vi accennavo all'inizio, di quel non familiare, di inquietante. La massima angoscia, infatti, il bambino, ma anche l'adulto in larga parte, la può sperimentare proprio quando il sistema di riferimento difensivo e protettivo per eccellenza, ovvero la famiglia, si tramuta in una trappola claustrofobica e punitiva. In The Shining, in molte scene, si evidenzia come l'alcol rappresenti un vero e proprio catalizzatore, un potentissimo rievocatore di memorie rimosse, di antiche sofferenze e di rabbia, che una volta tornata alla luce prendono il controllo di un padre che, completamente snaturato dal suo ruolo di protettore del focolare domestico, diventa un perfetto e letale persecutore, un demone, il più feroce ed angosciante che si possa immaginare. La figura paterna diventa il lupo cattivo, come lo stesso Jack urlerà in una scena del film. Ed è proprio tramite il favorire una ricaduta dalla sobrietà che l'albergo, questa entità metafisica negativa enorme, tramite il barman Grady, vi ricordate quello che vi ho raccontato prima rispetto alla storia dell'autore, prende il controllo del povero Jack Torrance, perpetrando la sua antica vendetta nell'ottica di una ripetizione, di un rituale di violenza ripetuta nel corso della storia dell'albergo maledetto. Difficile non vedere pesanti ispirazioni psicoanalitiche sia nel romanzo che nel film a questo punto, no? Sì, The Shining è una storia horror che tratta con poesia ed inquietudine sicuramente un percorso di alcolismo, di perdita di responsabilità adulta e del potentissimo ritorno del rimosso in un uomo, Jack Torrance, che portava dentro di sé un enorme grumo di odio, anche lui a sua volta danneggiato da un ambiente familiare profondamente disfunzionale. Ed è proprio come disse il grande poeta Auden nei suoi famosi versi: io e tutte le persone sappiamo quello che anche gli scolaretti imparano a scuola, coloro a cui è stato fatto del male faranno del male a loro volta.